Un nuovo modo per avvicinare i bambini e i ragazzi alla storia, all'arte e alla fede. È stata presentata questa mattina in un incontro moderato dal giornalista Paolo Romano, presso la Cattedrale di Salerno, la guida illustrata per bambini e ragazzi, il Duomo di Alfano I e i suoi tesori, alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno Campagna Acerno, Don Felice Moliterno, parroco della Cattedrale, Don Antonio Montefusco, presidente della Fondazione Alfano I, Lorella Parenti, direttrice dell'Ufficio Cultura e Arte della Diocesi, e dell'illustratrice Odile, nonché degli autori, il giornalista Clemente Ultimo e Don Bartolomeo De Filippis, quest'ultimo curatore in particolare degli aspetti legati alle verità di fede. L'iniziativa editoriale promossa dalla Fondazione Alfano I in collaborazione con l'Ufficio Cultura e Arte della Diocesi Salernitana si propone di accompagnare i giovani lettori alla scoperta dei segreti del Duomo di Salerno attraverso un linguaggio semplice e accattivante, arricchito dalle splendide illustrazioni di Odile al secolo Daniela De Vita. Pagina dopo pagina, i bambini e i ragazzi saranno guidati da Alfano I, il vescovo che volle e promosse la costruzione della cattedrale, in un affascinante viaggio tra le navate, le cappelle, i simboli e i tesori custoditi all'interno del monumento. Un percorso non solo fisico, ma anche spirituale, alla scoperta dei significati più profondi dell'arte e della fede. Nasce sulla scia di un altro lavoro che insieme a Daniela De Vita, l'illustratrice, abbiamo realizzato 2 anni fa, che è Passeggiate Salernitane, quindi una guida del centro storico salernitano per ragazzi. Ovviamente nell'elaborazione degli itinerari la cattedrale rientrava per tanti aspetti, per tanti passaggi proprio fisici, e ovviamente era inevitabile, essendo un elemento centrale non solo a livello urbanistico ma storico e di vissuto della città. E quindi da qui è nata l'idea di cominciare a pensare a qualcosa che potesse essere dedicato esclusivamente alla storia, al racconto della cattedrale, e in questo devo dire che l'incontro con Monsignor Bellandi è stato fondamentale, perché già dal primo momento, quando gli esponemmo l'idea ancora molto vaga, non solo ci aprì le porte della cattedrale da buon padrone di casa, ma volle subito seguire da vicino questo progetto fino poi a farlo proprio, e in questo con un contributo per me importantissimo, affiancandoci anche Don Bartolomeo De Filippis, che è stato insomma un riferimento forte, oltre che un coautore dei testi della guida. Insomma, è nata proprio perché era impossibile raccontare Salerno senza raccontare la sua cattedrale, ecco. Noi abbiamo riscontrato 2 cose: A, la grandissima curiosità e voglia di sapere dei ragazzi, e poi perché noi insomma pensiamo che la città debba camminare su gambe giovani, e quindi solo chi conosce il territorio in cui vive può dare un contributo. E poi dico sempre questa cosa: noi in 1 anno e mezzo di lavoro su Passeggiate Salernitane prima, sulla guida adesso del Duomo, beh, ci siamo accorti che questi lavori, per quanto semplici, per quanto leggeri, insomma vanno tanto anche per i grandi. Ecco, quindi anche i grandi hanno avuto modo di scoprire dei luoghi che magari non, pur essendo vicini, non avevano mai guardato con l'attenzione necessaria. E poi è bello perché vediamo grandi e piccoli che vanno in giro insieme a scoprire pezzi di città dove vivono, e quindi a farli propri, perché poi è questa la verità: se si conoscono i posti li si può far propri. È un modo questo per cercare di appassionare i ragazzi alla conoscenza di questo scrigno di tradizione, di bellezza che è la nostra cattedrale, proprio introducendoli anche a quei segni che la cattedrale espone e che sono segni di fede, segni di bellezza, di armonia, ed è un modo, direi, per incontrare anche quella curiosità tipica dei bambini, che però indirizzandola a contenuti profondi. Donare e far conoscere ai ragazzi l'importanza di questi luoghi, in modo particolare della nostra cattedrale, diventa un'opportunità per riscoprire la nostra fede. Ecco perché sarà stesso Alfano ad accompagnare i ragazzi alla scoperta di questi luoghi, perché in modo particolare una cattedrale ci dice l'identità della nostra chiesa e quindi della nostra fede locale, salernitana, ma nello stesso tempo sottolinea un aspetto importante: che siamo inseriti nella storia. E quindi Alfano, come vescovo e quindi anche come primo catechista, colui che fa conoscere il Vangelo di Cristo attraverso le pietre e fa conoscere queste pietre alle pietre vive che è la comunità, diventa per noi anche un'occasione proprio di riscoperta, di sentirci in cammino.
quindi una storia dinamica, il filo rosso che Alfano presenterà e porterà i bambini, i ragazzi nella scoperta di questo luogo è proprio la dimensione battesimale di questo spazio, quindi riscoprire il proprio battesimo attraverso questo luogo, attraverso queste pietre, proprio affinché, come dicevi, possiamo riscoprirci pietre vive, cioè chiamati a costruire ancora nell'oggi della storia le cattedrali. È un'occasione veramente di trasmissione di tutta la bellezza e la conoscenza anche alla fascia di età più piccola, più giovane, che andrebbe educata alla bellezza della storia della chiesa locale. Mi auspico ogni volta in queste occasioni che ci sia una sensibilità maggiore da parte delle scuole, delle istituzioni, dei dirigenti scolastici proprio sulla materia storia locale. Abbiamo tanto ancora da conoscere, da imparare, e se non lo trasmettiamo ai più giovani rischiamo di perdere tutto questo patrimonio negli anni. Quindi trovo veramente che sia un'iniziativa importante, bella, che la diocesi giustamente vuole valorizzare per far diffondere, per far brillare, ecco, è come una stellina nel nostro cielo bellissimo di questo Duomo.